Grazie dell'invito e credo che siamo tutti stanchissimi. Sono 15 diapositive, probabilmente un modo per rendere un pochino più leggera la serata sarà diciamo fare lo studio insieme. Allora, quello che vi mostro sono due studi che abbiamo condotto, uno sul cementificio di Mazzano Vezzato, l'altro sull'inceneritore di Filago. Tutte e due sono stati commissionati dalle autorità locali, cioè dai sindaci. No, vedremo che da questo punto di vista le istituzioni da un lato hanno una faccia simpatica, dall'altro molto meno. Cosa si fa per fare uno studio epidemiologico? Innanzitutto si comincia a decidere su quali malattie lavorare. In questo modo, da un lato, diciamo, sappiamo di cosa stiamo parlando, questo è l'elenco delle malattie, scusate se è in inglese. Dall'altro si evita delle obiezioni del tipo, ma tu hai cercato un po' tutto, hai preso tutte le malattie e poi ti sei focalizzato su quello che hai trovato. No, signori, correttezza vuole che lo scelgo prima e poi vado a vedere se c'è un eccesso. Altra cosa. Cosa consideriamo come aree, diciamo, per lo studio epidemiologico? Dobbiamo per forza considerare un'area di riferimento fatta dai non esposti, un'area che riusciamo a farci di persone mediamente esposte e un'area di persone fortemente esposte. Innanzitutto, scusate l'invito alla sagra dell'ovvio, le emissioni non seguono i confini amministrativi, per cui il rapporto che fece l'ASL di Brescia sulla mortalità e sull'incidenza delle patologie nei due comuni di Mazzano e Vezzato non aveva nessun senso, perché come vedete i due comuni sono divisi, una parte che di emissioni ne vede poche e una parte che di emissioni ne vede tante. Allora cosa si fa? Si prendono delle ditte specializzate che sanno fare dei modelli, no? Per cui alla fine si possono anche validare i modelli mettendo delle stazioni di misura. Alla fine si divide tutta l'area in praticamente un'area a bassa esposizione, quella gialla, quella a media esposizione, quella marrone, e quella ad alta esposizione, quella rossa. Dopodiché non sto a dirvi come cavolo si fa tutto questo processo, ma si fa una valutazione praticamente della probabilità di avere quelle malattie lì in più rispetto ai non esposti. Quell'uno che purtroppo non funziona la freccia, accidentaccio, vabbè, comunque quell'uno che vedete in mezzo nella colonna OR è il riferimento, sono i non esposti. Quell'1.377 vuol dire quelli mediamente esposti, vuol dire un 37.7% in più di probabilità di ammalarsi, no? E quella nei fortemente esposti abbiamo un 31. Beh, pretendere che ci venisse proprio perfetto, però c'è una indicazione precisa di un effetto sulla salute. Per i bambini il discorso è ancora peggiore. Abbiamo un 67% in più di ricoveri per quelle cause là nei mediamente esposti, un 87% nei fortemente esposti. Questo è quello che abbiamo trovato guardando quello che avevamo, cioè le schede di dimissione ospedaliera. Non abbiamo guardato i tumori, non abbiamo guardato le morti, potevamo forse guardare la mortalità. La mortalità ce la siamo guardata sull'impianto di Vado Ligure, lì c'era, anche lì abbiamo diviso tutto Savonese in aree meno esposte, più mediamente esposte e fortemente esposte, e abbiamo trovato che c'era sia un eccesso di ricoveri sia un eccesso di morti. Questo ha condotto la magistratura al sequestro dell'impianto, all'incriminazione di tutti coloro che avevano gestito l'impianto e purtroppo anche all'incriminazione di tutta la giunta della regione Liguria, perché sono persone che sono state soggette a intercettazioni e quello che c'era nelle intercettazioni ve lo lascio solo immaginare.